eccoci qua, ben trovati e bentornati su Inazuma Eleven Go Chrono Stones Randomizer Fiamma. Inizio dicendovi che ho deciso di rimettere la musica base del gioco. Questo perché? Non perché la musica che io metta non mi piace, sempre comunque musica di Inazuma, quindi musica adatta. Il problema è che tanto mi viene comunque visto come copyright visivo. Prendo comunque lo strike su quello che viene fatto vedere per i filmati. Sai che c'è allora? E sti cavoli, tanto vale che faccio vedere tutto anche con la musica del gioco un pelino più bassa, quindi non viene proprio vista al 100%. È successo anche con la serie normale, quindi rimettiamo la musica base, quello che succede succede, non importa. Ma continuiamo con l'episodio numero 5 e dovrebbe iniziare il terzo capitolo. Abbiamo Tronom, Metronom, che dice: grazie per essere venuti con così poco preavviso. Il nostro comandante è e sarà sempre Alfa. Sì, perché loro sono quelli che erano gli scarti, diciamo, rimasti della squadra protocollo Omega. Quindi, se sono rimasti, non sono scarti, ma comunque. Porteremo avanti la missione a posto suo. Capitolo 3. La squadra invincibile. Oh, la squadra invincibile, che non è Italia 2006, ma è la squadra che dovremmo formare noi della Raymon. I rimasti della Raymon andranno a cercare altre reclute per formare questa fantomatica squadra. La legge che vieta il calcio è in vigore e quindi non si può praticare lo sport più conosciuto e praticato al mondo. È più praticato? Google ci dice che è il calcio con l'immagine di un giocatore di football. Ok, Google. Mi sa che qualcuno si è attivato con quella frase, chiedo scusa. Il problema è che l'altra volta poi abbiamo perso anche il nostro allenatore, ma molti pensano che sia morto. Eravamo al funerale, come è morto? È successo il mese scorso in un incidente d'auto. Mark non guida, ve lo dico io. Ma comunque, durante il match di Giappone e Stati Uniti. Certo però che nella partita tra Giappone e Stati Uniti è successo di tutto. Il Giappone che gioca scorretto, vabbè sì, erano la protocollo Omega. Gli Stati Uniti che vengono massacrati, Mark che muore. Terza guerra mondiale no, non è successo per fortuna. Qualcuno ha modificato di nuovo la storia. Beh, in realtà, quale linea temporale stiamo parlando? Perché è tutto intrecciato stranamente. Non sappiamo neanche se noi siamo nella nostra tempolinea. Ha voglia di che il tempo scorre in un'unica direzione. Qua ci stanno quattro direzioni diverse. C'è solo un modo per ristabilire l'ordine. Dobbiamo sconfiggere la protocollo Omega e in fretta. Per farlo dobbiamo poter indossare le armature. Dobbiamo solo avere abbastanza energia per indossare le armature. Yatta! Quanto voglio provare ora a giocare con Ryoma. Attenzione, è Alex Zabel. No, ora è Axel, ok. Sì, si è rivelato essere Axel Blaze, Alex Zabel. Chi poteva immaginarlo? Anche se è blind, lo capisci che è lui. Io però non l'avevo capito. Non si può giocare a calcio, ma guarda un po'. Ci sono quelli da poter sfidare per giocare a calcio. Che storia è questa? Oh, andiamo alla torre per parlare con il signor Blaze. Aiuto, che paura. Il calcio è contro le leggi della fisica. Questo calcio, non tutto. Allora evoco lo spirito guerriero. Che devo fare? Avanti, paramo. Dai, ti si sfido. La torre ha un significato importante per Mark e probabilmente anche per Axel, è così. Eccolo. Salve, signor Blaze. Mi è passato il tempo dall'ultima volta che ci siamo visti. Pensavo sareste stati molti di più. No. Gli altri hanno abbandonato per paura. Sono dei cacasotto. L'Eldorado vuole continuare a intromettersi nel corso degli eventi e non possiamo lasciarglielo fare. Lei sa della Eldorado? Certo che sa tutto, lui è Axel Blaze. Ah, perché ha un braccialetto che non può influenzare i suoi ricordi. Questo braccialetto l'ha recapitato il benefattore X, un personaggio piuttosto strano. Anche Dimitar era un possibile candidato per diventare un ultra evoluto. Chissà perché. Non perché è protagonista, sia chiaro. Circa un mese fa mi ha spedito questo braccialetto. Da dove? Dal futuro? In oro e argento si può mandare un Pokémon indietro nel tempo e uno nel futuro, perché non farlo anche con Inazuma Eleven, ma certo. Dovremmo poterci allenare al giardino imperiale. Ah, dove appunto si allenavano gli imperiali, certo. Quindi questa è l'isola del giardino imperiale. Non è cambiato affatto da quel giorno. Vuoi fare affari? Cazzo, vediamo se c'è qualcuno di valido. Prendo El, dai, ce l'ho un po' di punti. Sì, invitalo ora, dai.
Ma non è... cosa? È Ton Nino! È Ton Nino! Ma grande! Ma sì! Ma lo metto in squadra! Però, cioè, sì, fino a che Fedor rompe le scatole per mettere i suoi, certo. Ma è perfetto lui, perfetto. Tante sfide ci aspettano ed io le supererò con grinta, forza e volontà. Non è la sigla iniziale. C'è Victor! Ma scusami! Ma scusami, c'è Victor! Allora io voglio giocare con Victor allora. Gol! Vai così! Momenti salienti, che nome di... Qualcuno che vende roba, punti segreti, fammeli vedere. Tsunami siderale. Freccia di cupido, spiedino vario pinto. Ne prendo 5 almeno, dai. Sì, devo recuperare i punti durante una partita. Bella la cascatina, mi piace. Oh no, che cosa? Chi è lei? La protocollo Omega, la prima. Mike. No. No, vi prego, fatelo. Squadra Genio in azione. Allora, che cosa volete? Ah, beh, un 5 contro 5, no? Dai. Ma sono tutti... Ma no, ma vestitevi, per favore. Ah, ma perché hanno la divisa? Ah, ok, allora va bene. Non ce l'hanno in realtà. Sono teste fluttuanti. Ma Cantrupo portiere non si può vedere. Scusa se te lo dico, però non si può vedere. Ma dai, cos'è? Mi ha fatto un rust. Il nostro capo è stato sollevato dall'incarico per via della sconfitta contro di voi. Ci avete fatto arrabbiare. Potevate fare di meglio voi prima, voi che siete rimasti. Mica è colpa nostra. E vuoi vendicarlo? Sì, però, amico mio, invincibile, no. È troppo lenti. Sei solo una testa, ovvio che non pesi niente. Potere psichico fortissimo hai. Che tiro potente. Wow. È flagello nero. Ma chi è? È il professore di app questo, ehi! Allora, Arion... Dove siamo? Com'è finita la sfida? Abbiamo vinto! No, siete fuggiti. Non per vostro merito, certo. Arion, guarda qua! È lo spirito guardiano del calcio! Un guardiano del calcio? Suona bene! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Ehi là! Ti scatta! Che tipo... Sono contento di essere arrivato in tempo. Mi sembra di capire che la legge che vieta il calcio non sia arrivata da queste parti. Ma scusami, certo, alla Lemon ci volevano comunque sfidare. Cosa cambia se è arrivata qui o no? Ma sono venuto per dirvi una cosa importante. Cosa? Riguarda l'armatura degli spiriti guerrieri. Ah, ci allenerai tu a forza di schiavi. Che cosa? Sai come fare per indossare l'armatura? Sì, ne avrete senza dubbio bisogno contro i vostri avversari. Per me sei tu il vero guardiano del calcio. È ora di allenarsi seriamente. Yeah! Ehi, Villico! Vuoi misurarti con un re? Ma certo che sì! C'è Mark! Vedi che non è morto? È qui, Mark! Tragica fine! Effettivamente ha senso, perché Mark è morto in un incidente stradale, quindi ci sta che si chiamino di tragica fine. Ciondolo solenne, portale ultraterreno, cosa? Wow! Bella, bellissima la torre spirale. Ah, si può comprare roba qui? Ciao! Piacevole sorpresa, immagino. Non ci sarà mai nessuno qui. Va bene, non c'è nulla da fare. Bisogna solo andare ad affrontare la sfida che ci attende. E allora, eccoci qui. Che succede ora? Ora iniziamo ad allenarci. Ok. Puoi parlare, ti stiamo sentendo. Abbiamo le orecchie aperte. Che succede? Fai come me, vuoi imparare a indossare l'armatura, no? Ah, mi sembra che tu stia immobile in mezzo al campo. Beh, stiamo immobili anche noi. Calmate il vostro cuore. Pensate a tutto ciò che volete proteggere e desiderate più forza con tutti i vostri sensi. Beh, bisognerebbe imparare a evocare lo spirito guerriero per prima cosa, cosa che io non so fare. Immagina di diventare una cosa sola con il vento. Quindi se il tuo spirito guerriero è dell'elemento del fuoco, devi diventare tutt'uno con il fuoco e diventi Darth Vader, praticamente.
Forza, alleniamoci. Non dimenticate quella passione che vi brucia dentro. Non fatela sfuggire. Oh, che succede? Il vento è cambiato. Oh no, vi prego, andate via. È il momento di Meter. Sì, abbiamo qualcosa da proteggere. Le nostre chiappette. Ora sono vestiti. Questi ogni volta cambiano divisa. Ma perché cambiano divisa ogni volta? Ok, questa volta dovrete vedervela con le nostre armature! Super Pegaso alato! Chi parla, parla. Alla fine sta zitto, Arion. Bravissimo! Allora. Evoca Poseidone, Ari. Mamma mia, quanto è bello. Oh, sfondamento! Yeah! Ma come invincibile? Ma per favore! Ma faccio un tiro normale, un buffetto sul pipino. Dai! Che palline però! La respinta! Ti piacerebbe a te la respinta, eh? Combini me, Arion! Vuoi che segua il Miximax tra voi due? In questo modo diventerà ancora più sensibile alla presenza del suo spirito, se proprio vuoi. Pronti al Miximax! Miximax completato! Non c'è le corna, è un demonio! Ah, neanche devo indossarla. Tescat, riesco a sentire il tuo potere! Ora sprigiona il tuo di potere e va bene! Ma non posso farlo. Super Pegaso alato! Ah, posso farlo comunque? Armatura! Bene, ci sono riuscito! Ottimo, ora fagli vedere chi sei! Va bene. Di nuovo, perché giustamente prima se l'era tolta. Ma gli hai rubato palla! Ma che sega, gli hai rubato palla un'altra volta! Oh, ora ci siamo! Ora sì che ci siamo con l'arma tua! Vai! Sì, però ragazzi, dovete levarvi! Levatevi tutti proprio! Non statemi tra i piedi! Anche tu, levati tu! Vai, scatto repentino! Oh yeah, ce n'è per tutti! O non ce n'è per nessuno! Entrambe le cose dovrebbero equivalersi a livello testuale, quindi scoccata di ballista come non ci fosse un domani. Yeah! 2,90! Sufficienti per rompere qualsiasi parata e portiere. Yes! Pure stordito! Mamma mia! Questo è un gol da manuale, goal! Con i fiocchi! Vai così! Buoni contro tutti! Ah, non posso crederci! Che me ne frega a me. Le regole sono regole. Ritiriamoci. Bravo, vedi, lui è uno che capisce. Quando è persa, è persa. Arion! Oh, che se urla? Dove mi chiami? Dall'altro mondo? Allora, manager, va bene quello che abbiamo fatto. Abbiamo vinto, siamo stati bravi. Ci sei riuscito, Arion. Sì. Grazie, Tescat. Mi sono solo limitato a spingerti nella giusta direzione. Bravo. Ora che sei più forte che mai, sei ancora più indispensabile per la squadra, Arion. Sì, però gli altri sì, devono indossare. Sì, e ora tocca agli altri indossare l'armatura. Giusto. Siamo sulla stessa. Dobbiamo seguire l'esempio di Arion e impegnarci al massimo. Bravo, Polster, tu sei che mi capisci. Stanno demolendo il centro sport. Guarda, non hanno perso tempo, eh. Il calcio è vietato. In Italia ci metterebbero 20 anni per demolire il centro. Stanno demolendo il centro sportivo. Se il calcio venisse veramente vietato. È colpa della legge che vieta il calcio. Ma guarda, se non me lo dicevi. Sarà tu. Meglio che andiate, ma voglio comunque darvi una mano. Va bene, grazie. Ma ad ogni modo direi che questo video termina qui, amici miei. Abbiamo ottenuto l'armatura, la prossima sfida sarà sicuramente di nuovo contro la Protocollo Omega, quindi ci sarà una bellissima partita, la Protocollo Omega 2.0 ovviamente. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!